Mi chiamo Lorenzo Arnone Sipari, sono un filologo e mi occupo in particolare di ricerche di storia socio-economica dell'Italia meridionale, in particolare tra l'Ottocento e il Novecento. Mi occupo anche della valorizzazione dei documenti di famiglia, perché la famiglia, in particolare materna, ha operato nell'ambito dell'economia pastorale del Regno Napoli, in particolare nella pastorizia transumante. Anche l'edificio che ci ospita, Palazzo Sipari ad Alvito, scaturisce da questa attività familiare perché fu realizzato nel 1858 con ricavato di un anno di pastorizia transumante. Lo costruì Carmelo Sipari, che è questo personaggio con i baffi copertini qui, in occasione del suo matrimonio, appunto 1858, con Cristina dei Marchesi Cappelli, che era la sorella del senatore Cappelli, più famoso ministro degli affari esteri e presidente della società, tra l'altro della Società Geografica Italiana negli anni 10 del Novecento. Ecco, per il loro matrimonio, come illustrato nei patti nuziali, il marito si obbligava a costruire una dimora decorosa per non far convivere la futura sposa con i futuri consuoceri nel modesto palazzo di Pescasseroli, secondo l'ottica dei Marchesi Cappelli. E quindi nel giro di 8 mesi hanno eretto un palazzo di 5 piani nel versante laziale del parco, nel versante opposto a quello di Pescasseroli, ad Alvito, dove potevano sfruttare anche un'industria agricola e quindi dare più flessibilità all'economia pastorale che ormai nella seconda metà dell'Ottocento incominciava a subire una crisi. La famiglia Sipari è stata importante anche per la parentela con Benedetto Croce perché proprio una sorella di Carmelo Sipari, Luisa, era la madre di Benedetto Croce, che è nata a Palazzo Sipari e Pescasseroli nel 1866, e Benedetto Croce ha illustrato la storia della famiglia materna in una pubblicazione, la monografia di Pescasseroli, che è uscita nel 1922, è stata poi posta in appendice alla più importante storia del Regno di Napoli qualche anno più tardi e ristampata con essa più volte. Croce mette in rilievo anche il fatto che la famiglia Sipari avesse il gregge più numeroso dell'intero Regno di Napoli perché aveva 15.000 pecore, e quindi fa delle ricerche negli archivi dell'Aquila di Napoli e di Foggia proprio per dare rilievo alla crescita della borghesia nel tempo, in particolare fra il XVII e il XIX secolo, cioè da quando il primo Sipari comparve come conciatore, bassettiere lo chiamava, e nel tempo poi unì anche l'attività pastorale a quella della concia delle pecore, e fino a diventare impresario alimentario, un imprenditore che con le pecore faceva il tratturo Pescasseroli Candela e sul tratturo imperniava la sua economia, tanto da diventare ricco acquistando migliaia di ettari in terra di lavoro in Puglia, costruendo 3 palazzi di una certa entità ad Alvito, Pescasseroli e a Foggia, acquistando appartamenti nelle città, nelle capitali, la capitale del Regno, Napoli prima e Roma dopo, con l'unità, e ad inverare quei segni costitutivi dell'elite, crescendo proprio partendo dalla condizione di pastore. Ecco, Croce semplifica questa parabola ascendente proprio grazie alla sua famiglia materna. Oltre ai palazzi e ai terreni, grazie alla pastorizia transumante, la famiglia ha potuto anche investire in veri e propri rilievi appenninici, tanto è vero che si sono comprate 2 montagne che servivano per i pascoli alti estivi di ritorno dalla Puglia, dove le mettevano 15.000 pecore, e allora si sono comprate 2 montagne, in particolare in territorio di Villa Vallelonga una e in territorio di Celano l'altra, che dominavano poi tra l'altro le vie di comunicazione fra l'Abruzzo e la Puglia, cioè i tratturi, il Pescasseroli Candela e il Celano Foggia. E parte di queste montagne, in particolare quelle di Villa Vallelonga, poi sono state cedute, tra virgolette, in comodato a Casa Reale Savoglia. Qua abbiamo 2 atti all'indomani dell'unità,
in cui cedevano i diritti di caccia all'orso sulle montagne di Villa Vallelonga. Ed è bella nell'evoluzione nel corso della storia della famiglia il passaggio dalle cacce reali all'orso all'istituzione del parco nazionale, perché proprio Erminio Sipari, che veniva da una famiglia di pastori e di cacciatori, alla fine si è inventato un modello di sviluppo sostenibile con l'istituzione del primo parco nazionale, capendo che l'orso poteva essere una risorsa e che doveva avere un futuro. Quindi, per iniziativa privata, lui e altri notabili dell'Alta Val di Sangro, insieme ad un'associazione dell'epoca che si chiamava Federazione Promontibus et Silvis, decisero di praticamente coinvolgere i comuni della Marsica, di chiedere loro in affitto dei terreni da destinare all'istituzione del Parco Nazionale, e riuscirono poi a far sì che questi contratti di stampo privatistico fossero ricevuti dallo Stato. E quindi io ho raggruppato una serie di documenti di famiglia, testimonianza di questa attività che va dalla transumanza, passando per la caccia, arrivando alla tutela dell'ambiente, che è un percorso, direi, naturale nella storia dei rapporti con la montagna, di questa montagna in particolare che divide il Lazio e l'Abruzzo.